Tempo reale. Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. Martedì 28 settembre, tempo reale, l'informazione in diretta della provincia di Rimini, hai sentito? Lo so, mica, infatti. Cioè non è che l'informazione in diretta del quartiere. Del quartiere, l'informazione allora in diretta guarda, di... Guarda, la provincia di Rimini, oggi ci allarghiamo, arriviamo quasi al confine sud della nostra provincia, anzi direi proprio il confine sud della nostra provincia, finalmente andiamo verso sud che è la mia patria di competenza. E subito dove vogliamo... Poco prima di dove andremo stasera stanno già allestendo i mercatini di Natale praticamente. Bello, io sono felice, cioè, abbiamo bisogno di pensare con un po' di leggerezza anche a questo inverno, nonostante le fosche nubi che qualche virologo e qualche epidemiologo, nuove ondate, nuovi casi, attenzione. Vabbè, comunque parleremo anche di quello. Io invece vorrei partire facendo un ringraziamento. Io sono Simona Murazzani e qui fianco a me c'è Andrea Polazzi. Ormai cosa vuoi dire? Siamo sempre noi. Antonio, guarda che è dura con Andrea tutte le mattine. Ti ricordo di dire il tuo nome. Siamo solo a settembre. Guarda che è giusto che prima o poi mi ringrazierai. Ma io voglio molto bene ad Andrea, i nostri ascoltatori lo sanno molto bene. Altrimenti non ti tratterei così. E come? Così come? Esatto, è come tra fratelli, ci si prende un po' in giro, però alla fine c'è grande bene. Ehi fra. Ehi bro. E dei fra anche, no? Esatto. Poi se no c'è il rega. Giovanilismi. Esatto. Ciao rega. Questo lo diciamo a Mattia Munaretto perché appunto. Lui chiama tutti così, esatto. Anche nel corridoio ci chiama così. Infatti, allora partiamo che è meglio. 337-511 ragaz, ci vuole la Z in fondo. Ma per i romagnoli la Z in fondo è un po' problematica perché viene fuori regas. Puoi anche fare regas. Così. Esatto. Vabbè, basta. I neologismi ci piacciono fino a un certo punto. Noi abbiamo una certa tu età. Parla per che cui... io cerco di accendere l'aria condizionata. Bravo, cerca. Adesso ti devi spostare. Sì, non so dov'è il telecomando, lo cercherò a tempo debito. Allora, 337-511-336, questo è il numero con cui comunicare con noi, chiedere, informarsi. Vorrei ricordare che eccolo il telecomando. L'aveva nascosto sotto il giornale. Devo accendere io. Tu sì, parla a questo punto. Potete inviare. Ed è solo martedì, volevo dire questo. 337-511-336 per inviare i vostri messaggi. 25 gradi vanno bene. Sì, la ringrazio. L'effetto deumidificatore sauna. O preferisce il condizionamento così un com'è? Cappuccino però non sarebbe male. 337-511-336 per i vostri messaggi. La pagina Facebook Tempo Reale oggi è così e poi dobbiamo fare anche la serata. Esatto, quindi siamo a buon punto. Vabbè, dopo che hai detto che dovevamo entrare dentro l'UR, Andrea, possiamo dire tutto. Ma perché devi ricordare cose che la gente ormai aveva dimenticato? Momenti di grande ma voi pensate radio. Se dopo 6 minuti di diretta siamo così lunedì prossimo come dopo 6 ore di diretta cosa potremmo dire? Ma la gente non aspetta altro, cioè nel senso è lì che si sta preparando, qualcuno sta anche pensando di prendere mezza giornata di ferie per vedere non chi vincerà che per quello, seguire i nostri strafalcioni in diretta, perché chi vincerà lo può anche andare a vedere da qualche altra parte, ma proprio per stare con noi, per tenerci compagnia, per tirarci sul per per essere il bastone della nostra dopo vecchiaia. Dopo Antonio andiamo a salutare anche Palmina e Giuseppe. Ecco, parliamo della serata, perché noi siamo qui questa mattina, belli belli. Adesso in realtà lo vogliamo dire, noi stiamo dormendo, in realtà questa è registrata ieri nel pomeriggio. Tanto abbiamo registrato. Che il Carlino ieri ha parlato di noi, no? Chiaramente il Carlino di oggi, anzi ringraziamo i colleghi perché ieri la nostra fida redazione che ci aiuta anche a insomma a parlare di noi, ad aiutarci anche un po' a comunicare quello che facciamo, ha elaborato un comunicato, abbiamo mandato ai colleghi anche della carta stampata e questa mattina il resto del Carlino parla di noi, tra l'altro mettendo addirittura la nostra foto che e ci lusinga quanto una mai. Ora di farne una nuova, esatto, direi, tu sembrava andassi alle medie in questa foto. Ma probabilmente è così. Di che, perché parla di noi? Non abbiamo fatto niente di male, tranquilli, non siamo nelle pagine della cronaca. Cattolica al voto, un incontro per conoscere idee e prospettive sul futuro della città, l'appuntamento è per oggi alle 21 all'Hotel Waldorf in via Gran Bretagna Cattolica, ingresso libero con obbligo di Green Pass. Ci saranno i candidati a questo punto anche rispetto a quello che abbiamo scritto noi, perché ieri sera avevamo queste informazioni, poi sono cambiate, ma questo ci fa molto piacere. Nel tardo pomeriggio.
appoggiò anche Francesco Vittori, che è candidato della lista rossa, che aveva, ci aveva comunicato degli impegni di lavoro difficili da rimandare, ci ha detto di essere riuscito a rimandarli e quindi sarà dei nostri, esatto, questa sera insieme a Mariano Gennari, a Franca Foronchi e a Massimiliano Gessaroli. Proprio così, quindi quaterna piena, li abbiamo tutti. Cosa si vince con la quaterna? Non lo so. Non si vince niente, perché tra quei quattro ci sarà uno che vince, farà bingo o farà tombola, non lo so, decidiamo quale gioco ci piace di più. In realtà è una cosa molto seria. E poi dicono anche sul Carlino a condurre i giornalisti Simona Mulazzani e Andrea Polazzi nella foto, e quindi insomma questo è, siamo nelle pagine di Cattolica, grazie agli amici del Carlino. Ricordiamolo chiaramente per gli amici di Cattolica, l'invito, se riuscite, volete, ne avete voglia, tutto quello che desiderate è lì all'Hotel World Waldorf, con queste regole che vi abbiamo appena dato, perché ci piacerebbe dare anche quel calore tipico di una città ai candidati, per vedere un po' anche come il pubblico risponde alle loro proposte, alle loro intuizioni, alle loro idee. D'altra parte, per tutti coloro che non possono, non desiderano venire in presenza, c'è la possibilità di seguire la diretta, quindi sarà sostanzialmente una trasmissione televisiva, promettiamo anche un po' più breve di quella di Rimini, già due candidati in meno ci aiutano insomma a contenere i tempi, lo dico innanzitutto a me stessa, e quindi ci sarà la diretta su Icaro TV e anche chiaramente sulla nostra piattaforma Icaro Play, dove poi già da domani troverete tutti i contributi. Questo insomma per farvi il riepilogo della nostra serata di oggi. Invece continuano le nostre interviste ai candidati sindaco del comune di Rimini, ricordiamo che quelle di Cattolica le abbiamo già fatte, quindi anche quelle le trovate sulla nostra piattaforma. E quest'oggi sarà con noi Mario Erbetta, giusto Andrea? Spero, esatto, di non sbagliare, della lista Mario Erbetta, quindi con lui Mister parleremo. Erbetta sindaco. Esatto, ampiamente, perché avete visto, insomma, sono interviste lunghe, diciamo anche con tanti temi, con l'agio di poter parlare di tutto ciò che si desidera, non c'è in questo caso il contraddittorio, con che l'agio. È sempre con l'agio, molto anche frizzante per chi modera, insomma, un po' qualche pizzicore, ci piace, no? Vedere un po' su che cosa. Il pizzicore. Diciamo che una delle cose che piace di più, però non dobbiamo dire troppo forte, perché magari i candidati che devono venire ancora non hanno visto. È la parte finale, quella più leggera. È la parte finale, vabbè, comunque. Salutiamo anche Colomba. Buongiorno, e Giuseppe Colomba, che ci suggerisce venerdì di fare collegamenti con le varie feste di chiusura della campagna elettorale. Ma sai che non possiamo, Giuseppe, perché se sforano dopo il mezzanotte, cosa tra l'altro probabile, perché se noi andiamo alle feste e poi raccogli il materiale così, siamo in un multone stratosferico, cioè, perché il sabato è silenzio. Tutte queste feste fanno come Capodanno, no? Fanno no, il conto alla loro rovescia, no, per la mezzanotte. Una volta arrivata la mezzanotte tutti zitti. Secondo me a Rimini no, si sfora anche la mezzanotte, perché comunque noi siamo popolo festoso. Tra l'altro vorrei dire che invece siamo anche un popolo di mare, si vede molto in questi giorni perché sono un sacco di vele in giro. Non hai capito la battuta? Sì, le vele, camion vele, l'ha capita. L'ho capita, ma non voglio entrare nella polemica, no, così. Ma in senso buono lo dico, invece è una cosa bella. Ma che... sai che c'è chi si lamenta dei camion vela parcheggiati, ah, no, in posti non lo strategici? So. Io come ne ho non visti lo sai? Tanti in giro per la città, anche questa mattina venendo ne ho visti almeno quattro. No, ma qualcuno sul confine, però al confine, perché se tu arrivi... Quindi qualcuno che dice, se non mi va bene a Rimini l'anno prossimo già parto con quella Riccione. Mi trasferisco a Riccione dove si sta meglio e poi andrò a votare lì. No, ne ho visti tanti, ma io credo che sia una cosa buona, lo dico sinceramente con grande stima. Perché? Perché a parte ci sono di tutti gli schieramenti, anche di candidati ad esempio al consiglio comunale, quindi non solo candidati sindaco, e è vero, oggi c'è tanta comunicazione anche sui social network, sulle varie possibilità online, però il contatto diretto con le persone, che sono incontri, che sono le andare lì a trovare nei loro quartieri, nelle loro zone, ascoltarli, ma anche gli stessi camion vela, che sono proprio la parte primordiale della pubblicità, primordiale, secondo me ancora funziona. Vorrei un camion vela di tempo reale, adesso lo facciamo. Facciamo, però con la foto nuova. Con una foto nuova. Con una foto nuova. Con Matteo Munaretto. Con anche. Matteo Munaretto e anche con un bel Photoshop soprattutto. Ma certo, perché sui camion vela secondo te sono al naturale. No, infatti. Cioè, ma io dai, guarda, a me più che sul viso punterei sui fianchi, so se siete d'accordo. No, però vabbè. Però hai visto come, cioè se tu guardi i vari manifesti elettorali, l'età media si abbassa un mucchio. Vabbè, no, era per dire, ma ci sta, bisogna essere al meglio. Buongiorno Sabrina.
Allora, partiamo dalla cronaca. Dai, sì, partiamo dalla cronaca. Va bene, perché parlamene. No, io mi affiderei a te perché l'ho ascoltata con attenzione, però adesso ripeterla tutta. So che la protagonista è un'operatrice sanitaria, il protagonista sui è negativo. Sui giornali si parla di un'infermiera. Sì. Noi, a noi ieri non avevano dato la l'attività specifica, ma si era parlata di un'operatrice sanitaria di 26 anni. Esatto. Questo sapeva il nostro Lamberto, ha indagato e scoperto questo, che è stata fermata per un controllo stradale intorno alle 4 del mattino su Viale Vespucci. Però evidentemente era un po' alticcia, quindi ha ben pensato, invece che fermarsi, di pigiare sull'acceleratore, non fermarsi quindi all'alto della polizia municipale, cercare di seminarli passando anche col rosso, con manovre azzardate e quant'altro, fino a che più o meno all'altezza di via Firenze ha centrato uno spartitraffico all'incrocio, e lì è finita la sua fuga. Tra l'altro con lei c'era un'altra collega amica in macchina, quindi mettendo a rischio sia la sua incolumità che quella dell'amica. La donna però non è finita qui la storia, perché la ragazza, alla richiesta degli agenti della polizia municipale di effettuare l'etilo test, di scendere dal veicolo, ha reagito insultandogli, si è scagliata contro di loro e quindi hanno dovuto metterle le manette e arrestarla. Ci è voluto un'ora per farla salire in auto e portarla nella sede appunto della municipale, tra calci, sputi, spintoni, eccetera eccetera. È stata anche messa in cella di sicurezza, ma anche qui, nel momento in cui le hanno tolto le manette, ha colpito un agente procurandogli delle lesioni guaribili in 3 giorni. Poi però l'effetto dell'alcol è diminuito, diciamo, e lei ha capito che effettivamente, sì, diciamo, il suo comportamento... Lo ha letto davanti al giudice, però. Sì, ma io mi penso anche che effettivamente possa essere così. Probabilmente magari nella vita quotidiana una persona anche molto molto competente, non lo sappiamo, noi non la conosciamo, però ecco, speriamo per lei che sia stato solo proprio l'effetto dell'alcol a scatenare questa ira, che però ha provocato anche particolari problemi. Per cui insomma, quello è ciò che vi possiamo raccontare proprio in merito a questa vicenda, appunto con questo alt avvenuto durante la notte e poi tutto quello che è accaduto successivamente. Adesso ti agevolo un foglio. Agevolami. Che è un po' una sintesi della notizia pubblicata anche abbiamo delle immagini, quindi mentre io agevolo la lettura parliamo di viabilità. Proprio così. Allora, sappiamo che la viabilità, noi tra l'altro insomma è stato uno dei temi che abbiamo anche posto ai candidati a sindaco del comune di Rimini nella serata che abbiamo svolto insieme, quando abbiamo parlato di viabilità in centro storico, in particolare la zona di via Ducale, zona del ponte di Tiberio, insomma, per capirci. Ecco, ieri è arrivata una notizia, diciamo, che fa capire che cosa potrebbe cambiare, perché la giunta ha dato il via libera a 2 progetti che toccheranno l'assetto della viabilità proprio a ridosso del centro. È stato approvato il progetto definitivo esecutivo per la nuova rotatoria tra la via Circonvallazione Occidentale e via D'Azeglio, che è finanziata con 785.000 euro dal Ministero dei Trasporti. Per chi ci segue in TV è chiaro dove siamo, perché veramente siamo a 2 passi poi dalla partenza del Corso d'Augusta. Ecco, questo lo dico anche per chi ci segue solo in radio. Sarà dotata di un'isola centrale sormontabile, perché lì la zona è molto piccola, sì, per cui pensare di dover... Poco tempo fa c'erano le immagini che erano state diffuse anche dal comitato di via Ducale di questo camion a rimorchio bloccato con le automobili sopra, sì, proprio qui non riusciva in nessun modo a transitare. Dubito che comunque possa farlo in futuro, forse bisognerebbe cambiare anche chi può passare. Comunque diciamo che questa isola centrale dovrebbe rendere più agevoli le manovre per le diverse tipologie di veicoli, questo scrive la giunta. Approvato anche il progetto che riguarda del comparto dell'area del ponte di Tiberio, quindi ci spostiamo solo di pochi passi, dove è prevista la riqualificazione della pavimentazione stradale ai lati del ponte per, esatto, sottolineare l'asse viario storico, perché chiaramente insomma stiamo parlando di una via romana. E poi una rotatoria nel tratto tra Viale Tiberio con l'intersezione di via San Giuliano, per consentire l'inversione di marcia dei veicoli, con l'obiettivo di limitare l'accesso del traffico carrabile proprio al Borgo San Giuliano. Ma diciamo, una rete che conosce residenti molto bene la zona annuisce, proprio per dire, ho capito che cosa faranno. Può e essere sarà... utile da residente votante, ma non sappiamo che cosa. Potrebbe essere utile? Sì.
pensa Matteo che abita, insomma, che conosce bene quella zona. Vota Munaretto. Riservando l'accesso ai residenti, saranno anche ampliati i marciapiedi nella spalla destra del ponte, all'intersezione del Corso d'Augusto con Via Circonvallazione Occidentale, in questo caso lavori per 150.000 euro. Saranno realizzati da Antea, quindi diciamo che se la prima parte del progetto, che tra l'altro è anche propedeutica all'installazione del varco ZTL videocontrollato, che tanto è auspicato proprio dai residenti del rione Clodio di Via Ducale, la prima parte rientrava già in un progetto finanziato dal Ministero, la seconda, quella legata alla zona del Borgo San Giuliano, è un progetto del Comune, tanto che appunto è realizzato da Antea con finanziamenti comunali in questo certo, caso. Certo, proprio propri dell'amministrazione, diciamo, che quindi vengono messi, perché quando si parla di progetti esecutivi definitivi è l'atto ultimo prima proprio della cantierizzazione, quindi insomma si è arrivati prima appunto della chiusura di questa amministrazione a decidere queste due cose e a definirle anche in modo concreto, diciamo così. Perfetto, quindi abbiamo dato anche queste indicazioni sulla viabilità, che abbiamo sentito uno dei temi più sentiti e caldi, sì, in questa campagna decisamente elettorale, come in tutte le campagne elettorali. Come in tutte le campagne elettorali. D'altra parte, cioè, voglio dire, l'accessibilità resta sempre un problema. Poi abbiamo il grande sogno di togliere tutte le auto dal centro, poi però noi stessi che veniamo a lavorare in centro, la mattina quando si girano 20 minuti, almeno per chi arriva in automobile alla ricerca di un parcheggio che non sveni il lavoratore che appunto insomma poi sta tutta la giornata a lavorare in centro storico, e dopo esatto il tema dell'accessibilità, diciamo che è un tema molto caro, e insomma non ci soffermiamo per i vari comunicati ieri, ma ho notato che in questa fase di campagna elettorale, sì, a Rimini si stanno accendendo ancora di più i battibecchi, i comunicati stampa. Ma non sarà abbastanza mica l'ultima settimana, sembra essere l'ultima settimana in realtà, per qualcuno forse proseguirà anche per le due successive, però insomma questo lo scopriremo lunedì, dopo che poi eventualmente tu organizzerai dei confronti a due. Io? Tu. Perché no? In quel caso sì, li fai tu, che sei quello esperto di in politica, quel caso, perché non servo io in quel caso. No, servi tu per allungare la broda, come ma si non dice. Serve, perché i temi sono talmente tanti che anzi, cioè è bene a cercare di fare domande sintetiche come solo tu sai fare. Guarda, buongiorno Dritan, buongiorno a voi, ci dice Dritan con le vostre notizie giornaliere, vi auguro una buona giornata, chiaramente noi ricambiamo e soprattutto lo diciamo anche a tutti gli altri che ci stanno seguendo in questo momento tramite la radio, tramite la TV, tramite insomma la nostra pagina Facebook, Icaro Play e quant'altro. Adesso andiamo a guardare questo servizio realizzato da Lamberto Abbati, riferito all'impatto che la pandemia ha avuto in ambito lavorativo nella provincia di Rimini, in particolare sul mondo dell'occupazione femminile. E già, proprio così, ieri quando è arrivata questa tabella riassuntiva proprio elaborata dalla provincia, ma i dati non sono della provincia, cioè sono della provincia ma non elaborati dall'ente provincia, guardandoli da vicino, anche perché aveva avuto occasione proprio all'inizio del suo mandato di sentire la voce della consigliera proprio di parità della provincia, ecco che insomma alcuni dati mi fanno molto riflettere. Allora, prima ascoltiamo il servizio, poi eventualmente facciamo anche qualche analisi insieme. Nel riminese sono 291 i lavoratori che hanno perso la propria occupazione durante l'emergenza Covid, e ben 221 di questi sono donne. Eccoli i numeri che emergono dall'indagine dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini. Numeri impietosi che fotografano una situazione preoccupante. Analizzando i dati delle dimissioni, infatti, emerge tutta la difficoltà delle donne nel conciliare il ruolo genitoriale con l'attività professionale in tempo di pandemia, soprattutto quando non c'è una rete familiare, nonni o altri parenti, pronta ad aiutare i genitori nel lavoro di cura e assistenza dei figli piccoli. E qui viene alla luce anche l'insufficiente sensibilità dei datori di lavoro nell'andare incontro a richieste di part-time o rimodulazione della prestazione da parte del lavoratore. In provincia di Rimini le dimissioni registrate come volontarie da parte di lavoratrici risultano essere 204, mentre in 11 casi l'interruzione del rapporto di lavoro è arrivata per giusta causa.
Le donne più penalizzate sono quelle nella fascia d'età 30-34 anni, mentre il settore che ha registrato il maggior numero di dimissioni, 26 da parte di donne, è stato quello del commercio all'ingrosso e al dettaglio, seguito dalle attività manifatturiere e dai servizi di alloggio e ristorazione. La speranza, afferma Adriana Ventura, consigliere di parità della provincia di Rimini, è che nel piano economico del Recovery Fund il governo trovi misure e risorse a favore dell'occupazione femminile, tesa a combattere una disparità di genere che in Italia è più che mai evidente, come dimostra il tasso di occupazione femminile fermo al 49,5%, uno dei più bassi in tutta Europa. Allora, avete sentito, queste sono i dati, poi c'erano anche alcune riflessioni, magari sarebbe bello poi approfondirle, però anche quando si dice che il lavoro si è, cioè diciamo che il contratto è stato strappato, perché io vorrei dire così, consensualmente, ecco, bisognerebbe un po' leggere che cosa ci sta dietro quel consensualmente. Va bene, mi fermo qui perché non è il momento di fare polemiche. No, sì, non sei mai polemica, dai, su, vai. No, vai, cioè, nel senso che io mi rendo conto che non tutti hanno l'opportunità, penso a me, di avere potuto lavorare anche prima e dopo, ad esempio, la gravidanza, ma avendo magari una flessibilità maggiore, dando comunque la piena di disponibilità anche per tante cose. Ecco, ci sono posti di lavoro che non sono tutelanti come il nostro, dico solo questo. Di family? Sì. Va bene, sei sempre troppo diplomatica. Guarda, poi di lavoro femminile, di maternità ne parleremo, perché avremo dei contributi molto più interessanti del mio, di persone che ce l'hanno fatta anche avendo dei figli, avendo anche delle carriere brillanti, però ecco, mi piacerebbe più ne parlassero loro della possibilità di riuscire anche in ambiti molto complessi. Vi posso assicurare, con la spada di Damocle di qualcuno che dice cose anche veramente imbarazzanti a mio avviso, però non vi vorrei svelare niente. Venite domani ad ascoltare Tempo Reale e avrete delle bellissime anch'io interviste. Anch'io lo scopro adesso. Sì, lo so, infatti. Bello essere tu informati. Tu ascoltami poi dopo domani. Quindi no, domani è perché era il pezzo che dovevo fare ieri. Posso stare a casa era domani? Era il pezzo che dovevo fare ieri, che abbiamo rimandato, poi dovevamo fare il telegiornale corto, lo farò stasera e quindi lo vedremo domani. No, ma perché di tutto, puoi stare a casa? Non così, perché non mi fa schifo. No, stare io a casa. Però lo chiedo alle mamme che magari sono in ascolto, se hanno avuto qualche problema, magari a mantenere il loro posto di lavoro, continuare a farlo con la libertà anche di poter essere tutto, e quindi essere anche nel periodo magari dopo una maternità, o quando magari i bimbi non erano più solo uno o erano aumentati. Questa è una domanda che pongo alle nostre ascoltatrici. Ma anche ai papà, è uguale. Vedremo cosa risponderanno. Intanto ti aggiorno, perché nella serata di ieri sono arrivate, dopo una riunione di quasi 3 ore, le aperture del CTS per lo sport e lo spettacolo, di cui avevamo accennato già nella mattinata di ieri. La capienza negli stadi e nei luoghi all'aperto può passare dal 50% attuale al 75%. Nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale al 50% dall'attuale 25%. Per quanto riguarda cinema, teatri e sale concerti, si passa al 100% all'aperto e all'80% al chiuso. Cessano le restrizioni per i musei. Tutti ovviamente dovranno essere muniti per accedere del Green Pass. Queste sono le risposte date dal CTS al Ministro della Cultura e ai sottosegretari, che hanno interpellato il Comitato Tecnico Scientifico sulla possibilità di ampliare le capienze. Quindi, diciamo, quindi adesso questi provvedimenti, esatto, dovranno essere trasferiti eventualmente in un decreto. Ma il CTS sulle discoteche ha detto niente invece? Cioè, riferimento in qualche modo invece ai locali dove non ci si sta seduti, buoni, no, fermi a guardare quello cose? Quello che c'è è quello che ti ho detto. Non è che io era una ti domanda ho provocatoria. Censurato alcuni aspetti. No, perché senti, mi ricordo bene che il primo di ottobre ma è il 28. Sì, lo so, no, il primo di ottobre sarà analizzato, non in questo caso dal CTS, però immaginavo che il CTS potesse dare delle indicazioni, visto che poi se ne parlerà a livello politico sull'eventuale riapertura delle discoteche. Come osi tu immaginare le cose del CTS? No, ci sia mai, cioè, non mi proprio stavo buona cioè, in non, silenzio. Non ho parole, non posso dire, guarda, nulla, vedi? Non ho parole, guarda che il CTS ti ascolta. Il CTS ci ascolta, e lo so, infatti, e fa bene ad ascoltarci. Ormai ci ascolta tutti. Bisogna ascoltarli i territori. No, pensavo in accezione negativa. No, assolutamente. Guardiamo dei dati positivi adesso, sì, finalmente, perché ieri, dopo tanti mesi, perché direi più o meno erano i primi di giugno probabilmente, adesso non sono andato a cercare nel dettaglio,
I nuovi contagi a Rimini sono stati meno di 10. È vero che il lunedì sono dati un po' particolari, ma di solito sono particolari perché l'incidenza il lunedì sale, perché vengono effettuati meno tamponi la domenica, e di solito sono concentrati sulle persone che più facilmente possono dare esito positivo al tampone stesso. In realtà ieri sono arrivati dati che per quanto riguarda la regione segnano un lieve calo. Per quanto riguarda la provincia di Rimini, credo per una delle prime volte sia il territorio, la provincia col minor numero di casi insieme al circondario di Imola in tutta la regione. Allora ascoltiamoli questi numeri. Sono appena 8 con 6 sintomatici i nuovi casi Covid oggi in provincia di Rimini. Numeri così bassi, quelli più contenuti in tutta la regione, non si registravano ormai da inizio estate e sembra lontano, almeno per il momento, il temuto effetto della riapertura delle scuole. Notizie positive arrivano anche dall'ospedale Infermi, dove si registra un ricovero in meno in terapia intensiva. Passano da 6 a 5. In Emilia-Romagna i nuovi contagi sono 289 su un totale di poco meno di 15.000 tamponi e un'incidenza di nuovi positivi del 2%. Scende a 34 anni l'età media. Maglia nera Bologna con 67 nuovi casi, mentre in Romagna in vetta c'è Ravenna con 32. 284 le guarigioni complessive in regione, con i casi attivi che restano stabili a 13.505. 3 purtroppo i decessi, 2 uomini di 90 e 80 anni a Piacenza e Forlì e una donna di 86 a Parma. Si muovono di poco i numeri degli ospedali, i ricoverati in terapia intensiva sono 47, meno 1, quelli negli altri reparti Covid 390, più 4. Per quanto riguarda i vaccini, partita la scorsa settimana la terza dose per trapiantati e immunocompromessi, risultano somministrate complessivamente 6.425.000 dosi, con quasi 3,1 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Questo è il bollettino di ieri, lunedì, quindi riferito ai dati della domenica, che ci mostra come ancora, e speriamo resti così, non c'è stato nessun effetto scuola in queste prime due settimane. Forse ancora un po' prestino per vedere l'effetto scuola, però cerchiamo di prendere quel che c'è di buono, così come quel che c'è di buono lo abbiamo appena detto, le decisioni ieri del Comitato Tecnico Scientifico per quanto riguarda le capienze, quindi cinema, teatri e sale concerti al chiuso passano all'80%. Una buona notizia per chi per tanti mesi ha retto per non cedere di fronte probabilmente alla tentazione di chiudere tutto perché non c'erano le condizioni per lavorare. Uno tra questi, che non solo ha la responsabilità del suo lavoro ma di tante persone che collaborano con lui e sono suoi dipendenti, è Massimiliano Giometti, delle sale Giometti che tutti bene noi conosciamo. Massimiliano, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Allora, finalmente arrivano delle buone notizie. Sembra di sì. Dai, è vero che è solo il CTS, adesso dobbiamo capire che cosa deciderà il governo, però insomma incrociamo le dita, Massimiliano. Siccome io sono scaramantico, e allora volevo aspettare le conferme di queste cose. Hai ragione. Perché dopo se cambiano esultiamo per niente, quindi festeggiamo in un secondo momento. Adesso però insomma già che se ne parli di questa cosa è molto importante, perché a mia memoria insomma se ne è parlato poco di queste cose. Si è parlato sempre delle restrizioni, mai delle aperture o di miglioramenti della situazione, perché prima c'è stato il contingentamento, poi è arrivato il Green Pass, insomma vabbè. Però la fase positiva rispetto a quando ci siamo sentiti l'ultima volta, ecco, stiamo aprendo i cinema, stanno uscendo i film, che come dicevo è quello lì, il problema grosso è quello lì, perché col contingentamento al 50% molti film hanno dirottato sulle piattaforme, vi ricordate, ne parlavamo. Certo, come non ne avevamo parlato proprio insieme. Però insomma la buona notizia è che invece adesso mi sembra stia accadendo l'opposto, cioè molti film che si pensava potessero uscire anche sulle piattaforme non lo fanno per uscire al cinema, questo vuol dire che c'è il riscontro, c'è la gente che arriva. C'è stata qualche azienda tipo Disney, che non è proprio l'ultima arrivata, che ha deciso che, visto il successo di alcuni film, soprattutto oltreoceano, perché quello è il mercato di riferimento degli Stati Uniti, hanno deciso poi di mantenere tutti i film che sono in uscita fino a dicembre 2021 in esclusiva nelle sale, con una finestra ridotta rispetto a quella della prima esclusiva del cinema, che era 110-120 giorni, adesso è 45, però
chi si accontenta gode, come diceva quello. In 45 giorni diciamo che un film dà molto di sé, poi per carità ci sono film che hanno il pienone anche a lunga distanza, però diciamo appunto guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Massimiliano, tu arrivi da una stagione in cui comunque era stato possibile riaprire i cinema, ma ci ricordiamo bene quando ci avevi detto riaprire il cinema d'estate con pochi film, quando la gente dopo tanto tempo che è stata chiusa in casa magari ha voglia di uscire, però hai tentato anche, avete tentato in senso con coraggio anche di aprire le arene all'aperto. Ecco, che riscontro hai avuto sul pubblico diciamo durante l'estate per l'una realtà che segui e per l'altra, quindi il chiuso e l'aperto? Allora, il chiuso è stato molto dura. Chiuso è stato molto dura perché c'era proprio questa volontà di star di fuori per un certo tipo di pubblico, e si è visto qualche movimento solo per qualche film, e perché fondamentalmente i prodotti erano pochi per alimentare una multisala grande come quella di Rimini, vuol dire, abbiamo aperto solo 6 sale, quindi abbiamo riassunto, rimesso in operatività la metà del personale perché non ce n'era bisogno. E poi dopo è arrivato il Green Pass, un'altra mazzata di oltre il 70% di calo delle presenze, e infatti c'è stata la differenza tra i due film fondamentali che sono usciti, che è Me contro te, che accoglieva un pubblico di bambini sotto i 12 anni con le mamme giovani magari vaccinate, che ha avuto successo. Al contrario, il film in contemporanea che uscì è stato Fast and Furious, e quello lavora con dei ragazzini che la maggior parte ancora non erano vaccinati, quindi ha avuto scarso successo. Guarda, anche i film possono essere indicativi di come si muove la gente, è molto interessante questa tua lettura. Assolutamente. E invece per quanto riguarda il cinema all'aperto, abbiamo incassato, insomma, come tipo di presenza, come di incasso, è stato il 30% di quello degli anni scorsi. Ma perché c'è un motivo semplice, torniamo sempre lì, film. Di solito nelle arene si fanno film di repertorio. Film di repertorio quest'anno la gente li aveva visti tutti, perché sono usciti già. Certo. Quindi le arene è stato buono per far, almeno per stare aperti, simbolicamente, per far ricordare che il cinema c'è, ma i risultati sono stati molto bassi. Anche perché Massimiliano, scusa Andrea, la cosa che noi abbiamo notato anche parlando con ad esempio chi fa teatri, spettacolo, che tutta questa corsa della gente, no, a tornare non è stata così immediata, anche quando c'è stata la possibilità di, c'è stato qualcuno che ci ha detto noi avevamo messo in cartellone degli spettacoli, non siamo riusciti a raggiungere neanche quella metà di capienza che ci veniva consentita, proprio perché c'era una sorta di resistenza delle persone a tornare in luoghi dove ci si incontra con altri, per cui questo è anche un cammino che va fatto insieme. Adesso che ci sarà magari la possibilità di tornare anche in capienze maggiori, è una grande sfida anche culturale, anche di riuscire a convincere le persone a tornare perché si è sicuri nei posti. Sono d'accordissimo con te, con il tuo ragionamento, e lo si vede, lo tastiamo con mano che la gente riacquista piano piano la fiducia. Noi cerchiamo di dargli il più possibile, controllando le sale, che la gente si comporta e mantenga la mascherina, abbia un comportamento insomma educato, perché non so se ve l'avevo detto, ma in quest'estate è proprio uscita una ricerca inglese sui moviegoers, quelli che vanno al cinema, quindi più frequentemente, e una risposta interessante è stata quella che la gente non aveva paura di tornare in sala, aveva paura di come si comportava il vicino. E quindi noi abbiamo lavorato molto su quello, addirittura in qualche sala che abbiamo riaperto nelle Marche abbiamo proprio, perché le stiamo riaprendo tutte, quindi le apriamo giovedì le ultime due, abbiamo usato un nuovo format di sala con le poltrone già distanziate con un tavolino, e vediamo che da quel punto di vista lì c'è un'attenzione importante, molto, è molto apprezzato, anche perché con la capienza che tornerà all'80%, poi speriamo al 100%, perché tanto con il Green Pass è assurdo che uno si deve sedere, però secondo me ancora c'è ancora un po' la reticenza di sedersi. Sì, dai, per dire una battuta, che per andare a fare i bacini al cinema ci vuole un po' di tempo ancora, quello che si faceva da ragazzini. Ma è importantissimo quello che hai detto, è quello.
è un fattore fondamentale perché ha accompagnato tante generazioni al cinema. E certo. Però ci vuole ancora un po' più tempo. Intanto accontentiamoci di questa comodità, no, di questa sicurezza. Anche perché per questa tipologia di clientela non è poi importantissimo neanche il film che c'è, insomma. E che adesso non si può fare, quindi dai, su. Quello... Però Andrea, il film deve interessare a lei, perché sennò non la porta. Ah, vedi che è un'indagine sociologica questa che stiamo mettendo in piedi. Un'indagine reale, comandate sempre voi. Massimiliano, facciamo salutandoci, non so, avevi un'altra curiosità, prima ti ho interrotto. No, mi chiedevo appunto anche dal punto di vista logistico, se sta andando a regime la questione del Green Pass, anche il controllo all'ingresso e quant'altro. Ma sì, ci siamo dovuti dotare anche lì in altri investimenti totali di queste apparecchiature per snellire l'accesso, per controllare il Green Pass. Sta andando avanti e funziona benissimo per chi ce l'ha, ma non abbiamo avuto grossi problemi. All'inizio sì, all'inizio c'era qualcuno che non sapeva, non aveva recepito la notizia, ed è stato anche difficile mandare via della gente che voleva entrarsi, non vi dico la verità. Certo. Però su questo siamo stati abbastanza intransigenti, perché cioè, rischiare in questo momento ci sembra proprio stupido, quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, continuiamo a farlo sperando che poi la situazione si normalizzi per tutti, come speriamo tutti. Ecco. Massimiliano, salutandoci, e poi magari ci riaggiorneremo quando ci sarà la certezza, quindi daremo veramente le buone notizie per voi, ce lo auguriamo. Fai a fine di questo nostro collegamento la parte del lavoro che ti piace di più. Due film belli che escono a breve, che vale la pena andare al cinema a vedere. È facile, perché giovedì esce 007, un film attesissimo da due anni ormai, che viene spostato, che ha resistito anche alle sirene delle piattaforme, sebbene abbiano promesso tanti soldi. Però io penso che quello sia un film per antonomasia, insomma, questa settimana, e che sarà anche il l'ago della bilancia per vedere quanto il cinema sia importante. Questo è un film veramente che la gente al cinema la porta, e in piattaforma non c'è. Vediamo, mi concentrerei su quello lì, perché poi ce ne sono tanti altri, ma dopo fare un dispetto a molti, quindi meglio dirne uno, però dispetto a tutti. Perfetto. Beh, noi, allora, parlare di James Bond non è un problema, è impossibile, insomma, voler stare alla pari di James Bond, quindi va benissimo. Massimiliano, grazie intanto per queste tue riflessioni, per queste tue sollecitazioni, speriamo presto di intanto vederci al cinema, poi anche di poter raccontare cose nuove, progetti nuovi, chissà che cosa ti inventerai. Intanto grazie e buona giornata. Ma grazie a voi, buona giornata a voi, buon lavoro. A presto. E così siamo andati anche al cinema. No, sì, infatti, è sempre piaciuto. So che tu tra i due sei quello più appassionato, però certo. Quando ti si sono illuminati gli occhietti quando ha detto 007? No, diciamo che io sono più per i supereroi. Tu sei più per gli Avengers. È un'istituzione. Poi è atteso da due anni questo film, dovrebbe essere l'ultimo con l'attuale 007. Vedremo. Dopo probabilmente sarò io. Ma non sei già un po' âgé per fare 007? Beh, ma Pierce Brosnan aveva oltre i miei anni quando è iniziato? Quindi, allora va bene, direi che è il momento giusto per cambiare carriera. Sì, infatti c'era l'ultima edizione di Tempo Reale. Ok, ti hanno già chiamato? Mi hanno già chiamato. Tutto viene fatto a Hollywood o a qualche altra location? A Bollywood. Sì. Allora, lo avevamo detto, perché ieri vi abbiamo proposto anche alcuni stralci della lettera che ha scritto alla diocesi per il suo cinquantesimo di sacerdozio, il nostro vescovo Lambiasi, che ha festeggiato questa giornata così speciale con la cinquantina di pellegrini che hanno partecipato proprio al viaggio pellegrinaggio in Puglia insieme al nostro vescovo. Ci racconta l'ultima tappa, quella di sabato, ce la raccontano i nostri inviati, il nostro Loris Menghi e Paolo Di Virgilio. Vediamo un po'. Termina qui ad Alberobello il nostro pellegrinaggio, il nostro viaggio fra fede e bellezza. Abbiamo scoperto una Puglia molto diversa, piena di storia e di speranza. Un pellegrinaggio che lascia agli occhi bellezza e stupore, al cuore e allo spirito nutrimento e speranza. Una settimana speciale per i 50 riminesi che hanno percorso le strade pugliesi degli antichi pellegrini e hanno incontrato l'esperienza santa di Don Tonino Bello. Sabato, nell'ultimo giorno, c'è stata una sorpresa per il vescovo Francesco, che celebrava i 50 anni di sacerdozio. Oggi che compie 50 anni di ordinazione, ma anche per i prossimi 50 anni, lei tenga sempre noi Rimini e tutti i suoi pellegrini nel cuore, come noi la teniamo nel nostro cuore.
Quelli in cui ho avvertito più forte la presenza del Signore sono stati i momenti sia del bene ricevuto, della generosità ricambiata, sia quando il Signore mi ha aiutato a fare un po' di bene, e anche i giorni della sofferenza, quando Lui si è reso presente, e anche con quelle purificazioni di cui sinceramente avverto il bisogno. In dono per lui un fotolibro che racconta i 12 pellegrinaggi fatti a Rimini con la sua guida. Per il vescovo sono stati 50 anni di vita semplicemente bella, come ha scritto nella lettera inviata a tutta la diocesi, che ha voluto festeggiare vivendo insieme ai pellegrini l'Eucarestia. La parola è grazia, perché un dono così grande non ce lo possiamo meritare, non se lo può meritare nessuno. E penso che allora una grazia può essere semplicemente ringraziata, cioè tradotta in una vita che si esprime nella grazia. Grazia significa soprattutto gratitudine e gratuità. Eccolo qua, questo video che racconta, poi sì. Ricordiamo, insomma, nei prossimi giorni vi proporremo anche uno speciale di questo bel pellegrinaggio vissuto da un gruppo di fedeli della nostra diocesi insieme al nostro vescovo. Molto bello questo fotolibro, perché veramente lo diceva Nunzia poi in altre parti di questa sua riflessione proprio sul vescovo. Lui non è mai mancato i pellegrinaggi che sono stati organizzati dalla diocesi. Ricordiamo che nei primi anni, quando insomma nell'era pre-Covid, c'erano centinaia di persone che partecipavano a questi appuntamenti. Il Covid ha creato molte difficoltà, ma speriamo insomma che questa sia una ripresa, oggi con piccoli numeri, magari l'anno prossimo con tante persone in più. Allora, facciamo un piccolo ripasso. Vai, ripassiamo, sono pronta. Quanti comuni vanno al voto in provincia di Rimini? 5 più 1. Che sono? Rimini, Cattolica, Montescudo Montecolombo, Pennabilli, Nuova Feltria e il nuovo entrato Sassofeltrio. Brava. Quanti sono gli elettori che voteranno nel comune di Rimini? 120.000. 146. Bella. 120.146. No, come 120.000 o 146? 120.146. Ah, 120.146. Non è che sono due numeri di si possono fare anche composti. No, cioè, che avevo sbagliato, mi sembrava un troppo 146.000 per i bambini. 120.146. Più donne o uomini? Più donne. 62.188. Gli uomini 57.958. Distracciamo. Andiamo ai centenari, cioè coetanei. Sì. Ci sono 59. Caspita, tanti 59. Quante donne? Di più decisamente, forse l'80%. 54. Infatti. Forse quindi, anche di più dell'80%. Sì, L'elettrice più anziana ha 107 anni. Sì, l'avevo letto. Poi ci sono un po' di ragazzi che... Tre. Femmina e un maschio, quindi che 4. Sono gli elettori più giovani, che compiono 18 anni il 3 ottobre del 2003. Tra l'altro, io mi sono del 2003. Cioè, compiono gli anni il 3 ottobre, sono nati nel 2003. Ok, va bene, quindi compiono gli anni il 3 ottobre del 2021. Ma io mi chiedo, se uno li compie il 4 di ottobre, non può votare? No. Peccato, ma pensa a te, tutti quelli che sono nati il giorno di San Francesco per quest'anno non possono votare. Complessivamente 1403 sono quelli che andranno alle urne per la prima volta, e in questo caso sono più gli uomini, 706 maschi, 697 quindi femmine. Quindi neo-diciottenni a Rimini sono più maschi. Esatto. Vedete, interessante. Poi? Le urne si aprono? Alle 7 di? Domenica mattina. Domenica 3 ottobre. So tutto. E si chiudono? Alle 15 di lunedì 4 ottobre. E la diretta di Tempo Reale l'hanno scritto? No. Quando inizia? Ah, non l'hanno messa tra no, i dati perché utili? Non lo sappiamo ancora neanche noi. Ma direi 15:30. Va bene? Va bene, alle 15 bene. O prima. Queste sono le indicazioni che ieri ha dato il comune di Rimini, insieme poi a tutti i documenti che sono necessari per recarsi alle urne e quant'altro. Se avessimo fatto queste stesse domande a Stefano Rossini, secondo me no, non Stefano Rossini saputo... è molto preparato, perché va a votare, quindi si sta preparando in modo molto competente. Tra l'altro, Andrea, approfittiamo, visto che abbiamo sempre detto nell'ultima settimana vi diremo come si vota, tranquilli, c'è tempo per capire la scheda e quant'altro. Adesso mi vuoi far la memoria? Sì, ma molto rapidamente.
niente. Come si andrà a votare domenica e lunedì a Rimini e negli altri comuni che vanno al voto? Con tutte le accortezze del caso, certo, legate alle misure antipandemia, ci si reca al proprio mani, seggio. Non serve il Green Pass. Non serve il Green Pass. Ci si reca, come sempre, viene consegnata la scheda, si va nel gabbiotto, si tira fuori con la matita che viene comunque igienizzata di volta in volta, certo, si apre la scheda, si sceglie dove apporre il proprio segno o i propri segni. Ecco. Perché attenzione, perché qui è possibile quello bravo che viene che è definito dai voto disgiunto. Vai. Vale a dire votare il candidato, un candidato sindaco, facendo quindi la croce o il segno sul suo nome, e poi votare una lista di un'altra coalizione o che non sostiene quel candidato sindaco. Questo è il voto disgiunto. Cosa si può fare poi accanto al voto di lista? Segnare le preferenze, che possono essere al massimo due, tutte legate a quella lista, quindi non è che puoi mettere le preferenze di un'altra lista. Se tu scegli una lista, le preferenze devono essere appositamente ed esclusivamente di quella lista. È sufficiente, se non ci sono casi di omonimia, scrivere il cognome. Due, ma deve esserci il rispetto del genere, vale a dire devono essere un uomo e una donna. O una donna, un uomo. O una donna e un uomo. Se sono due uomini o due donne viene invalidato il secondo voto. Ma secondo me chi mette due nomi la sa questa cosa, cioè ci sta attento, perché insomma già è molto evoluto anche mettere il nome, moltissimi non lo fanno perché comunque magari questo, non conoscono i candidati. Questo nel caso di voto disgiunto. Se voi invece apponete il segno solamente su una lista, automaticamente il voto va al candidato sindaco che quella lista sostiene. Prof, domanda, ma io posso mettere la tu croce? Tu sei di Riccione, non puoi fare niente. Non, ma io posso, prof, mettere la croce sul nome del candidato sindaco e anche una croce su una lista che lo sostiene, perché proprio certo, ci tengo. Perché nei casi di coalizioni composte, nel caso riminese c'è una coalizione da 7, una da 5, una da 6, in quel caso, siccome poi la composizione del Consiglio Comunale è dettata anche dalle percentuali che ricevono le singole liste, ovviamente se uno ha una preferenza di lista è bene che la dia, apponendo anche la croce sulla lista di sostegno al suo candidato che ritiene quella di preferenza. Dall'altra parte del vetro avete delle domande intelligenti per il nostro prof delle elezioni, il prof elettorale? C'è una domanda che ci viene scritta in questo momento. Allora, se... perché anche elaborare la domanda, non ci vuole un po' di tempo... Non dire il nome di chi vuoi votare, però. Allora, se voglio votare un solo candidato al consiglio comunale, immagino. No, una sola preferenza. È possibile. Basta segnare un'unica preferenza. Uomo o donna che sia, o donna o uomo che sia, si può segnare. Solo nel caso della doppia preferenza va il rispetto di genere. Se te ne sta simpatico solo uno, in tutti i 600 che si sono... Anche perché non è che si può, non so, conoscete due persone... No? Una si candida per una lista a sostegno di un sindaco, un'altra a cui volete molto bene si candida in un'altra lista a sostegno magari di un altro sindaco. Non si può, perché altrimenti il rischio è che vengano invalidate tutte e due, direi. Cioè, io vedo persone in questi giorni che girano, che conoscono altra gente, no? Magari molti dei candidati, perché ricordiamo che ci sono più di 600 candidati al Consiglio Comunale. Grande impegno civico. In piazza, in ogni giornata, in questo periodo, è pieno di banchetti. Certo. E io vedo, conosco persone che a tutti quelli che li fermano dicono, ma certo che voto per te, ma stiamo scherzando, poi passa dopo un altro, ma ci conosciamo, ma certo. Quindi è quello che stai facendo te. Tu. Cioè, no, a me non me lo chiedono, a me non facendo. Lo chiedono perché sanno per che io sono della super partes. Certo, certo, certo. Molto bene. Sono quindi... come un arbitro, al limite mi avvalgo della VAR. Della VAR, per vedere Vado bene. Nel gabbiotto e faccio il Questo che segno. Cosa significherà? Lo diciamo a tutti coloro che poi ci seguiranno lunedì, che ci vorrà un po' di tempo, perché lo spoglio non è solo spoglio per decidere chi diventerà sindaco, ma anche per comporre il Consiglio Comunale. Perché già dopo ci sarà tutta la scelta legata anche a chi diventa sindaco, però i nomi dei consiglieri emergeranno proprio già Guardando nella giornata di lunedì. I dati del 2016 indicativamente, poi le percentuali sono da verificare, nella coalizione che ha vinto nel 2016, quindi quella di centrosinistra, è scattato il consigliere intorno a una percentuale del 2,5, che è stata la lista futura, che è anche la lista che ha portato poi all'elezione di Christian Gianfreda, adesso mi sfugge il nome. Quelle due hanno avuto intorno al 2,5-3% per far scattare, mentre
chi corre con un'unica lista ha bisogno di una percentuale leggermente superiore, oppure chi è nella coalizione o chi non è, chi non vince, avrà bisogno di una percentuale leggermente più alta, perché le regole danno al candidato vincitore il 60% dei seggi. Quindi 60 e 40, quindi 60 alla maggioranza e il 40 a chi si troverà poi in minoranza. Ricordiamo che da questo punto di vista, per quanto riguarda i dati di preferenza, contano, si possono dare solo nell'eventuale primo turno. Nel caso di ballottaggio, il voto sarà solo tra i due candidati che andranno a questo eventuale ballottaggio, però sarà fondamentale capire chi vincerà, appunto perché scatta questo premio di maggioranza, se vogliamo definirlo così. Quindi anche i candidati consiglieri dovranno attendere di capire se potranno sedere o meno in consiglio comunale al termine del turno di ballottaggio. Proprio così, insomma, era importante, mi pare. Mi piace quando dici proprio così, perché vuol dire che è il momento in cui tu ti estranei completamente. Io sto ascoltando con interesse, perché secondo me sono le cose che alla fine le persone hanno bisogno di sapere con competenza. Allora, al volo, perché fra poco, insomma, dobbiamo interromperci, perché sapete che poi scendiamo e andiamo ad occuparci di politica, quella dei contenuti e non solo quella dei numeri, la notizia che arriva dalla mia Riccione. Noi non ci preoccupiamo in questo momento di elezione, ce ne dovremmo occupare. Ma secondo me un po' sì. No, però adesso tutto tranquillo fino a quando si decide Rimini e gli altri comuni. Poi immagino che anche a Riccione partirà quella campagna elettorale più frizzante, insomma, perché. Ma voi a Riccione siete molto frizzanti. Noi siamo sempre molto frizzanti, tant'è che noi già parliamo di Natale, caro Andrea, perché noi siamo jingle bells, avanti. Jingle bells, rock. Oggi è il 28. Il 28. È una nuova data inventata sul momento. Quindi quanti giorni mancano Natale? Sai che c'è gente che già a Ferragosto comincia a dire quanti giorni mancano Natale. Parla dell'iniziativa invece di perderti in queste bazzecole. Il 27 di novembre, spero di non sbagliare, il 27 di novembre che parte. Sì, il 27 di novembre. Mancano 87 giorni comunque a Natale, li ho contati così sul momento. Grazie Matteo Munaretto, ma sempre troppo cosa. Gentile. Anche le ore potremmo dire eventualmente. 15 ore. Esatto, ok. Il 27 di novembre ci sarà l'apertura del villaggio di Natale nella mia Riccione. E a brevissimo sarà pubblicato il bando per individuare gli assegnatari delle casette, dei chioschi, speriamo che poi ricordano bene, poi quelle cabine balneari. Sì. Io mi auguro, perché l'anno scorso sappiamo bene poi che cosa è successo nel periodo di Natale. Purtroppo lo sappiamo bene, Andrea. E vabbè, quindi speriamo invece che sia un Natale piacevole da trascorrere, insomma, con più serenità. E quindi il 27 novembre aprirà il villaggio, vedremo anche quale sarà l'offerta della Riccione, insomma, di questo Natale 2021 e poi del Capodanno 2022, che mi fa quasi specie dire questo numero. E per cui, insomma, la notizia è chiaramente legata adesso ai chioschi, alle casette, però poi speriamo presto arrivino anche le presentazioni dei diversi appuntamenti che saranno messe in campo. Ci sono anche delle riduzioni dei costi proprio previste a causa, certo, insomma, di tutto quello che sta accadendo per gli allestitori. 9:56 minuti, noi salutiamo tutti, ma per poco, perché torneremo tra pochi minuti dagli studi televisivi con Mario Erbetta, candidato sindaco della lista Erbetta Sindaco, perché proseguiamo il nostro viaggio tra i candidati a sindaco del comune di Rimini, che si concluderà giovedì. Giovedì avremo il sesto dei candidati e quindi chiuderemo proprio il cerchio, dopodiché ci si ritrova lunedì. Dopo ci riposiamo un attimo e poi lunedì pronti, prontissimi. Allora, grazie per averci seguito, appuntamento con Tempo Reale, edizione ordinaria, domani mattina a partire dalle 9. Speciale elezioni tra pochissimo. Tempo Reale, l'informazione in diretta della provincia di Rimini.